io voglio solo dire, quindi il relatore ce n'è uno solo di lui, e a me toccherà dopo il piacevole, per me è compito di cercare di stimolare un po' di dibattito, ammesso che il dibattito non si stimoli da solo, come io credo che avverrà sicuramente dopo aver ascoltato Lucio, al quale cedo immediatamente il microfono. Grazie. Grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti, grazie di avere aperto per questo nostro incontro questa sala così evocativa, che ha il vantaggio di avere di fronte a me un orologio, quindi il tempo è presente anche fisicamente. Mi avete dato tre parole chiave: tempo, complessità, geopolitica. Il tempo è quello che l'uomo necessariamente inventa nel momento in cui scopre di essere mortale. Ciò che ci differenzia dagli altri animali è questa coscienza della mortalità e quindi la necessità di scandire il tempo di cui si compone la nostra vita breve. Naturalmente il tempo è soggettivo, quindi ognuno di noi ne ha un'idea diversa, sia dal punto di vista della persona, sia dal punto di vista delle culture. I calendari, come sapete, sono uno strumento di potere fondamentale. Quando si fa una rivoluzione, in genere si cambia anche il calendario. E quindi il tempo è uno strumento di potere. Il fatto che il meridiano zero passi per Greenwich, cioè per Londra, non è casuale, ma deriva dal fatto che quando fu deciso dove doveva passare quel meridiano, e quindi uno strumento di organizzazione del tempo, perché come sapete i fusi orari sono organizzati essenzialmente lungo i meridiani, con qualche deviazione. L'impero britannico era l'alfa e l'omega dell'umanità in quel momento, quantomeno si riteneva tale, e quindi si decide di far passare il meridiano zero da Londra. Nel momento in cui, che so, fra qualche decennio magari i cinesi diventassero i padroni del mondo, è probabile che passerà per l'impero del centro, cioè per Pechino. Ma quello che mi interessa qui dire nel contesto del discorso legato alla geopolitica è che in geopolitica il tempo come lo spazio, estremamente collegati fra loro, sono inevitabili, sono necessari, a partire dal punto di vista di chi pensa lo spazio e il tempo. E quindi si confrontano, tra le altre cose, i tempi e gli spazi degli attori della geopolitica. Che cos'è la geopolitica? Molto banalmente è l'analisi dei conflitti di potere in spazi e tempi determinati. Quindi il contrario della politologia, della scienza politica, che lavora per modelli, cioè si crea un modello e quello deve essere applicabile a seconda dei casi a tutta la storia dell'umanità, da Ramsete II a Matteo Salvini. Ecco, noi non possiamo lavorare così, altrimenti non faremmo geopolitica. Noi cerchiamo di studiare, cosa forse anche un pochino più difficile, caso per caso, come si svolge un conflitto di potere, come lo si rappresenta, la rappresentazione in senso quasi teatrale, cioè ognuno di noi ha una narrazione dell'evento e quindi del conflitto e quindi delle poste in gioco. E per capire come si svolge un conflitto bisogna mettere a confronto queste difficili e varie rappresentazioni. Complessità è una parola che io non uso, per una ragione molto semplice, che a mio avviso viene spesso usata per buttarla in calcio d'angolo. Cioè, quando c'è qualcosa che non si capisce o quando c'è qualcosa che non si vuol far capire, si dice è complessa. C'è però un uso positivo del termine complessità, che invece è interessante, e cioè in polemica con il termine semplificazione. In questa fase in cui si tende a immaginare che si possano risolvere i problemi con l'accetta, che si possa semplificare tutto, ci sono quelli che un famoso storico svizzero un paio di secoli fa chiamava i terribili semplificatori, che sono coloro che usano in qualche modo anche della buona fede altrui per immaginare soluzioni semplici a problemi, voi direte complessi, io preferisco dire difficili, ma comunque ci siamo capiti. In geopolitica oggi, ma direi da 30 anni, siamo tornati a considerare la profondità storica. In realtà geopolitica e ritorno della storia in geopolitica sono due realtà che riprendono vita
grosso modo tra il 1989 e il 1992, cioè in quel triennio in cui crolla il muro di Berlino, 9 novembre 1989, si riunifica la Germania, 3 ottobre 1990, e la bandiera rossa viene ammainata sul pennone del Cremlino 26 dicembre 1991. Parentesi, 1992, guarda caso, finisce anche la Prima Repubblica in Italia, governo Amato e così via. Nei più o meno dal 45 all'89, quindi poco più di 40 anni, 44 anni, che separano la fine della Seconda Guerra Mondiale a questi eventi, il termine geopolitica è proscritto e il termine storia dentro la geopolitica non viene nemmeno considerato. Perché viene proscritto il termine geopolitica? Perché la bipartizione del mondo è costruita su basi essenzialmente politico-ideologiche, o se volete anche morali: il bene, il male, il bianco, il nero, o come volete dipingere i due emisferi, si confrontano sulla base di narrazioni della politica e della storia opposte, basate non sullo spazio, nemmeno sul tempo, ma appunto sulla loro presunta moralità o immoralità. Questa sorta di partizione alla fine fa comodo ai due attori, a quello americano e a quello sovietico, perché serve anche a coprire quella che è la loro geopolitica effettiva, cioè al fatto che loro pensano lo spazio, pensano il tempo nello spazio, però preferiscono che la questione del loro rapporto e dei loro conflitti venga risolta in termini ideologici. Quando appunto alla fine degli anni 80, primi anni 90, crolla una delle due ideologie e insieme a queste ideologie crolla anche l'impero da cui queste ideologie traevano linfa e che l'impero legittimavano, ecco che improvvisamente si ricomincia a parlare di geopolitica e di storia. Da un punto di vista cronachistico, la parola geopolitica, anzi geopolitique perché era francese, ritorna intorno alla fine degli anni 80, primi anni 80 anzi, quando in Indocina scoppiano conflitti fra paesi comunisti, Cambogia e Vietnam per esempio, che non possono essere spiegati in termini ideologici perché sono entrambi comunisti, però si contendono delle partite geopolitiche, per esempio specificamente il delta del Mekong, che appunto interessano concretamente questi due stati, questi due paesi, non per ragioni ideologiche ma per ragioni molto pratiche, molto geopolitiche, cioè di possesso, di controllo di spazi. Poi abbiamo appunto il crollo del muro di Berlino e lì la storia torna di prepotenza. Perché che cosa accade? Ricordiamo un fatto: adesso tutti pensano che, almeno molti pensano che il muro di Berlino fosse necessariamente condannato a cadere. Non è così, non è così. Ricordo solamente che cosa accadde la mattina di quel giorno, 9 novembre 1989, la mattina della sera in cui cadde il muro, mettiamola così. Il cancelliere della Germania federale, cioè occidentale, Helmut Kohl, si trovava in visita a Varsavia e a colloquio con Wałęsa, cioè con il famoso leader di Solidarność, cioè il grande simbolo della rivolta contro i sovietici e il potere comunista. E a un certo punto Wałęsa dice: caro Helmut, ma secondo te questo muro quando cade? Kohl rimane completamente sorpreso da questa domanda, era con il suo ministro degli esteri Genscher, e dice: ma guarda, cadrà quando i cactus saranno cresciuti sulle nostre tombe. La sera stessa Kohl cerca disperatamente di prendere un aereo per Berlino, ma deve fare un giro perché allora non si poteva arrivare a Berlino direttamente, passa per la Danimarca, eccetera, perché appunto, per motivi che non sto qui a dire, crolla, o meglio si apre il muro di Berlino, crolla il confine fra le due Germanie, fra le due Berlino e poi inevitabilmente fra le due Europe. E questo riapre una paura che era stata sedata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma che ancora vigeva e in buona misura vige in Europa, cioè la paura della Germania.
quando crolla il muro di Berlino, tutte le cancellerie europee, quale più quale meno, in Italia, in Inghilterra, in Francia, il timore è che le due Germanie, mettendosi insieme, possano creare un polo di potenza tale da riaprire vecchie partite storiche, da rigenerare ambizioni imperiali tedesche. E ecco che quello che doveva essere un processo in qualche modo governato diventa un processo in cui la Germania, paradossalmente riunificandosi, scatena un'onda di paure che non sono legate all'attualità, cioè a come è fatta la Germania in quel momento o come è fatta oggi, ma al suo passato. Cioè la storia diventa dominante e possiamo dire che la storia codetermina il presente e codetermina anche il futuro. Faccio un esempio. A quell'epoca c'era in Italia un capo del governo che si chiamava Giulio Andreotti, il quale nel 1984, riprendendo la battuta di un famoso intellettuale francese, disse al Festival dell'Unità, la famosa frasetta: amo tanto la Germania che vorrei ce ne fossero sempre due. Lo ricordo bene perché in quel momento mi trovavo per ragioni di studio a Berlino Est e fui felicitato dalla spia che mi accompagnava dicendo: voi avete un grande leader, Giulio Andreotti. E io, strano che non sapevo di questa sua frasetta. In Francia c'è un signore presidente della Repubblica socialista che si chiama François Mitterrand, il quale con la Germania aveva avuto un rapporto abbastanza ambiguo durante la Seconda Guerra Mondiale, su cui poi ci sono anche varie leggende, ma che certamente della Germania, anche in quanto francese, aveva un certo timore atavico, dato che la Francia, come sappiamo, dal momento in cui la Germania è nata, cioè 1871, al momento della Seconda Guerra Mondiale, aveva combattuto 3 guerre, si era dissanguata per l'Alsazia-Lorena o quant'altro, e aveva mantenuto dentro di sé una notevole fobia del vicino tedesco. In Inghilterra c'era una signora non particolarmente versata in storia, ma particolarmente brillante in politica, anche per la sua capacità di decidere quando gli altri giravano intorno ai problemi e magari li dichiaravano complessi, parlo di Margaret Thatcher, la quale, come molti inglesi, conservava dentro di sé la memoria di quello che la Germania aveva rappresentato per l'Inghilterra, in particolare dalla Prima Guerra Mondiale in poi, quando la propaganda inglese definiva i tedeschi unni, barbari e quant'altro. Per dire che atmosfera c'era al di là delle dichiarazioni pubbliche, volevo citare quello che il 20 gennaio 1990 Mitterrand dice alla signora Thatcher mentre sono a pranzo all'Eliseo. Quindi siamo praticamente a un paio di mesi e mezzo dal crollo del muro e si sta profilando la riunificazione tedesca. E Mitterrand racconta al premier britannico di un suo incontro con Kohl e Genscher, cioè cancelliere e ministro degli esteri tedesco, e dice testualmente: sono stato molto secco con Kohl e Genscher, ho detto loro che la Germania, se vuole, può senza dubbio riunificarsi, portare l'Austria nella comunità europea e anche recuperare altri territori persi durante la guerra, anche più di quanti ne avesse sotto Hitler, ma devono considerarne le implicazioni. Io scommetto che in tali circostanze l'Unione Sovietica manderebbe un inviato a Londra per proporre un trattato di riassicurazione e il Regno Unito accetterebbe. Poi l'inviato verrebbe a Parigi con la stessa proposta e la Francia accetterebbe. E così saremmo tutti tornati al 1913. Questa è la visione del capo della Francia rispetto alla Germania. Già, come sapete, all'epoca vigeva questo mito della coppia franco-tedesca, termine peraltro usato solo dai francesi, ma insomma questo è secondario, e ancora oggi si parla della coppia franco-tedesca come di una grande amicizia, eccetera, ma questa amicizia, come sappiamo, non nasce dall'amore, ma nasce dalla necessità di coprire e in qualche modo rendere in positivo
un'antica diffidenza reciproca che non è mai scomparsa e che forse è destinata ancora a durare a lungo. Per vedere la campana inglese ci trasferiamo poco dopo, il 24 marzo 1990, a Chequers. Chequers è una simpatica tenuta di campagna dei primi ministri britannici, dove tengono i loro incontri riservati o si vanno a riposare durante il weekend. E la signora Thatcher, per l'occasione, aveva convocato una sorta di seminario semisegreto, anzi all'epoca segreto, in cui tutti i più famosi professori e professoroni di storia tedesca, di cultura tedesca, americani e inglesi, venivano da lei, dal primo ministro britannico, per rispondere alla domanda posta dalla signora Thatcher: i tedeschi sono cambiati? Conclusione del dibattito, cito tra virgolette il testo dell'incontro, i partecipanti convengono su questa definizione. Come altre nazioni, i tedeschi hanno certe caratteristiche che tu puoi identificare nel passato e attenderti che si riproducano nel futuro. Ecco, già qui c'è tutto, cioè l'idea che il futuro è il passato, se volete, che il tempo è circolare, che si torna sempre a qualche cosa che è stato e che inevitabilmente sarà. In ordine alfabetico, Angst è una parola tedesca, ma che insomma ormai è diventata internazionale, che sta per angoscia, paura profonda. Angst, aggressività, assertività. Balling è una parola inglese che si può tradurre con prepotenza. Egotismo, complesso di inferiorità, sentimentalismo. È interessante, al di là di queste identificazioni, l'idea che esista un carattere nazionale permanente dei popoli. Cioè, noi siamo quello che siamo stati e quello che saremo. Lo si vede anche nella polemica intorno, per esempio, all'euro, cioè quando si parla di cicale e formiche, dove ovviamente le cicale sono i virtuosi nordici e noi italiani e altri mediterranei siamo... chiedo scusa, i cicali siamo noi e le formiche sono i virtuosi nordici, e questo è in qualche modo dettato dalla storia, dal tempo che sembra muoversi ma in realtà è fisso. E questa concezione mi è tornata qualche tempo fa parlando con il negoziatore, uno dei negoziatori, insomma il capo negoziatore tedesco a Maastricht, al quale chiesi come gli fosse saltato in mente di mettere l'Italia nell'euro. E lui mi rispose testualmente con due parole: volevamo nordificarvi. Verbo di cui non conoscevo l'esistenza in tedesco, insomma. Nordisieren. Ancora una volta, che cosa implica questa visione? Che vi sia un modo di essere di ciascun popolo che inevitabilmente, quasi inconsciamente, viene continuamente riprodotto. Anche io gli dissi: scusi, lei evidentemente non ha letto il Gattopardo, perché se avesse letto il Gattopardo ricorderebbe quello che disse il principe di Sarina vedendo la flotta inglese che si avvicinava, citazione dall'inglese di Lampedusa: they are coming to teach us good manners but they won't succeed because we are gods. Vengono a insegnarci le buone maniere ma non ci riusciranno perché siamo dei. Ecco, lui evidentemente non sospettava che gli italiani, o quantomeno i siciliani, si considerano divini e che quindi l'idea che dei comuni mortali possano convertirli a una religione del nord fosse del tutto priva di fondamento. Riportando le cose su carta, perché la geopolitica è questo, vorrei prendere un altro paio di esempi e poi lasciare spazio alla discussione. Innanzitutto, questa carta dell'Europa di un secolo fa ci ricorda che cosa eravamo al tempo dei nostri nonni o bisnonni, e cioè il centro del mondo, non tanti secoli fa, un secolo fa, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale praticamente. Qualcuno si immaginava che potesse durare anche di più. Il mondo apparteneva all'Europa, a singoli stati europei, anche a stati minimi, cioè il Belgio c'aveva il Congo, l'Olanda c'aveva l'Indonesia, persino l'Italia aveva un paio di colonie, come il famoso cosiddetto scatolone di sabbia, la Libia, che
in realtà sappiamo come sta andando a finire, la Somalia, sì certo le nostre colonie non hanno avuto un avvenire molto fortunato, ma insomma il mondo era segnato da questo imperialismo europeo. Nelle nostre scuole non si studia forse abbastanza questo ed è molto male, perché la percezione dei popoli che hanno in qualche modo incrociato, subito il nazionalismo europeo è ancora fortemente legata alla narrazione di questo passato. E la coscienza di noi europei ancora forse non ha completamente digerito il fatto che quel passato è passato. Cioè noi ci sentiamo ancora probabilmente più potenti di quanto siamo perché abbiamo il ricordo di quello che ci è stato raccontato magari dai nostri progenitori su quello che fummo, cioè appunto il centro del mondo. Il passato ritorna anche sotto forma di riscoperta di antiche identità nazionali che si pensava fossero state inglobate in altro. E questo è il caso della Catalogna, una questione, una ferita ancora aperta. Noi non dobbiamo immaginare la Spagna come uno Stato nazionale, perché non lo è mai stato. Anzi, la Costituzione spagnola stessa parla di popoli di Spagna. Certamente il basco, il castigliano, il catalano, probabilmente anche altri, hanno delle idee di sé che vanno molto al di là del fatto che magari possono parlare lingue diverse o declinazioni diverse della stessa lingua. No, hanno qualcosa di più profondo che può essere anche trasformato in un progetto di Stato nazionale. Ed è quello che da molto tempo, ma da un paio d'anni in maniera più forte, più visibile, molti catalani, più o meno la metà degli abitanti della Catalogna, tende a promuovere sotto forma di indipendenza dalla Spagna, sotto forma di Repubblica Catalana. Non so se e quando questo accadrà, ma se e quando questo accadrà, accadrà perché a sostanziare questa rivendicazione non è assolutamente una necessità o una pulsione di tipo economico, no, così come immaginare, come molti hanno immaginato, che il referendum su Brexit fosse un referendum di carattere economico, perché se così fosse stato probabilmente il 95% dei britannici avrebbero votato per restare, ma non era questa la partita era l'identità, e l'identità conta sempre più dell'economia, non c'è niente da fare. E quando l'economia è in crisi, evidentemente questo aiuta a valorizzare l'identità. Questa che vedete rappresentata in giallino è la regione autonoma di Catalogna. Apro e chiudo parentesi, in Spagna tutte le regioni sono autonome. Perché? Perché per non dare ad alcune regioni, come appunto la Catalogna, il Paese Basco e così via, quelle più distinte, come la Galizia, una superiorità rispetto ad altre, si è deciso per la formula alla spagnola café para todos, da tutti il caffettino, in modo che stessero tutti tranquilli. Apro e chiudo parentesi, ciò che si sta forse per riprodurre in Italia con la riforma autonomista che il governo e le regioni, nella incoscienza della gran parte degli italiani e nell'ignoranza del Parlamento, perché è una trattativa tra lo Stato centrale, il governo e le regioni che passa completamente al di sopra del Parlamento, stanno discutendo, appunto estendere lo statuto di autonomia a regioni al di là di quelle che sono fissate in Costituzione come regioni autonome. Ma che cosa c'è dietro, in senso storico e spaziale, a questo insieme che si chiama Catalogna? Ci sta questo, e cioè la memoria di una più grande Catalogna, una Catalogna che, come vedete, non riguarda solo la Spagna, nemmeno solo evidentemente la regione autonoma, ma riguarda una parte importante un altro pezzo di Spagna, che è il paese valenzano, altre frange appartenenti alla Spagna, riguarda uno stato almeno formalmente indipendente che è Andorra, riguarda il dipartimento dei Pirenei francesi, che è centrato sul Perpignano, riguarda le isole Baleari e riguarda,
signore e signori, anche l'Italia, perché nella visione catalanista l'Alguer, come lo chiamano loro, è Catalogna. Poi ci sono quelli che dicono sì, anche Napoli, va bene, ma insomma, comunque, per ora fermiamoci qua. Questa è una carta della visione del mondo del catalano che ci crede, cioè che pensa di essere erede di una storia e non semplicemente di essersi svegliato una mattina e di volere l'indipendenza per qualche ragione, e questo spiega perché, insomma, poi nel tempo, negli anni, al di là anche spesso delle classi sociali, questo sentimento storico identitario sia stato coltivato anche per esempio nelle scuole, perché qui l'elemento evidentemente linguistico e culturale gioca un ruolo importante. Come fai a risvegliare queste memorie? La prima cosa che fai è cambiare la pedagogia. Se voi andate in Catalogna, vedete quanto dominante sia la lingua catalana, sia dal punto di vista, diciamo, pubblico, sia dal punto di vista anche privato. Qualche volta tu inutilmente chiedi in un ristorante un menù in castigliano, perché loro te lo danno in catalano, perché ti devi imparare il catalano. Ma dicevo, la lingua e naturalmente i manuali di storia. Se voi prendete i manuali di storia delle scuole catalane in Spagna, quindi insomma del Regno di Spagna, vedete che la storia di Spagna viene letta dai catalani alla catalana, quindi mettendo in risalto gli elementi storici, i fatti storici, enfatizzando i fatti che gli interessano e magari passando sotto silenzio pagine meno oscure. Un secondo più importante caso geopolitico, sul quale chiudo per poi lasciare la parola a voi, di uso del passato a fini geopolitici e quindi anche di costruzione di un futuro, riguarda il conflitto tra la Russia e gli Stati Uniti, che si gioca in Europa, in particolare in Ucraina, e che dal punto di vista delle manipolazioni storiche da tutte le parti ha evidentemente un forte radicamento, cioè la contrapposizione americana e di alcuni paesi europei, in particolare nei confronti della Russia, non è legata all'attualità, è legata all'idea, per esempio, che la Russia sia un paese vocazionalmente espansionista, imperialista, e che quindi prima o poi tornerà a invadere l'Europa, a conquistare pezzi di Europa, a opprimere popoli europei, e che quindi bisogna sconfiggerla e batterla prima che sia troppo tardi. E dall'altra parte, specularmente, i russi coltivano un forte sentimento di nazionalità e naturalmente anche di memoria imperiale. Ormai tutti i vincoli legati all'ideologia comunista, cioè all'ideologia occidentale universalista, sono stati superati, e i russi possono, con grande forza e orgoglio, e qualche volta anche con grande capacità di provocazione, mobilitare il passato ai fini del presente. Però non tutti i paesi europei hanno la stessa idea della Russia. Qui abbiamo messo in evidenza alcuni paesi in verde, come vedete, che vanno dal Mar Baltico al Mar Nero, i quali per ragioni storico-geografiche, cioè perché o hanno invaso la Russia o ne sono stati invasi nel passato, in molti casi entrambe le cose, e per la prossimità al territorio russo, sono più sensibili al tema russo, sono più sensibili alla necessità di contenere o magari anche distruggere la Russia completamente come garanzia di sopravvivenza, e quindi vedono nell'America, non tanto nell'Europa, vedono nell'America, e quindi nella NATO di cui sono parte, un elemento fondamentale della loro sicurezza nazionale, per il quale vale la pena dibattersi e con il quale magari si spera di poter condurre vittoriosamente una campagna, possibilmente non sanguinosa, che porti al crollo dell'impero russo. Questi paesi sono stati recentemente, su iniziativa americano-polacca, parte anche croata, costituiti in una sorta di non tanto informale schieramento, cosiddetto schieramento dei tre mari, Trimarium, una vecchia idea che risale alla Polonia degli anni 20-30,
la Polonia che aveva appena riconquistato l'indipendenza e si era emancipata dal tallone russo e che, come vedete, si presenta in maniera piuttosto asettica come un insieme di infrastrutture e di collegamenti tra il Mar Baltico e il Mar Nero e anche il Mar Adriatico, ma che in maniera molto interessante esclude, guarda caso, il paese più importante del Mar Baltico, cioè la Germania, e il paese più importante, almeno credo, del Mar Adriatico, che saremmo noi. E perché la Germania e l'Italia non fanno parte di questo schieramento? Ma probabilmente non ce l'hanno nemmeno chiesto, perché sanno molto bene che Germania e Italia, per le stesse ragioni storiche e geografiche di cui ho parlato prima sull'assedio rovesciato, hanno un rapporto diverso con la Russia. Hanno un rapporto, magari molto spesso, di collaborazione. Spesso in Italia dimentichiamo che fin dai tempi dei Savoia, passando per il fascismo, non parliamo della Prima Repubblica, l'Italia ha avuto rapporti privilegiati con l'impero zarista, con l'Unione Sovietica, Mussolini fu uno dei primi a riconoscere l'URSS, e naturalmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Togliatti, Grad, la Fiat, Lenin, il Partito Comunista, una parte della DC, quanto voi volete immaginate, insomma si sono create sulla base evidentemente di qualcosa di empatico che trascende l'ideologia e la politica, delle relazioni speciali che fanno sì che, per esempio, tutti i governi italiani, da quando sono state imposte le sanzioni alla Russia, hanno partecipato alle sanzioni, ma allo stesso tempo hanno detto che bisognava finire il prima possibile, cosa che evidentemente non salta nemmeno in mente a un polacco onesto, nel quale dice non solo dobbiamo tenerle, ma possibilmente accentuarle. I tedeschi, insomma, a parte il fatto che la classe dirigente russa per secoli, anche per certi aspetti dinastici, era tedesca, oggi, tanto per restare al presente, voi sapete che si sta raddoppiando un gasdotto che passa attraverso il Mar Baltico, il cosiddetto Nord Stream, un gasdotto che porta direttamente dalla Russia alla Germania il gas russo e che i polacchi hanno simpaticamente ribattezzato gasdotto Molotov-Ribbentrop. Per dire che diciamo, le percezioni ancora una volta non solo sono opposte, ma sono radicate in una memoria storica, in una visione della storia che noi abbiamo in qualche modo cercato di coprire con qualche narrazione complessa, per esempio immaginando che esista un punto di vista europeo sulle questioni del mondo, cosa che ovviamente non si dà in natura e certamente non si dà in geopolitica. Conclusione, nessuna conclusione se non una esortazione a guardare ai conflitti in corso, non parlo solamente delle guerre, parlo proprio anche dei contrasti o comunque dei conflitti politici, non solo e non tanto leggendo la cronaca, ma leggendo quello che c'è sotto la cronaca, quello che viene dal passato e che inevitabilmente, anche forse inconsciamente, condiziona il modo di stare al mondo di molti attori geopolitici, compresa l'Italia, e comunque sarà determinante per stabilire il nostro futuro. Piace, non piace? Non lo so. A me non è che piaccia molto, ma questo non ha molto senso. Certamente conta ed è il motivo per cui dobbiamo interessarcene. Bene, allora dopo questa cavalcata, come dire, leggera nei toni ma molto puntuale e acuta nei contenuti, che è stata una cavalcata orizzontale e verticale, cioè sia nello spazio appunto sia nel tempo, come ci era stato anticipato fino dalle sue prime battute, in qualche modo tocca a noi. E quindi io ovviamente lascio spazio agli interventi se già ce ne sono. Se invece qualcuno ci vuole pensare ancora un minutino, butto lì una cosa io, perché mi è venuta in mente fin dalle prime battute della sua relazione e che mi ha accompagnato per tutta la relazione, ed è questa, cioè la storia e il passato dei paesi, anche il passato in qualche modo immaginario,
nell'immaginazione, nell'immaginario degli altri paesi. Torna a essere un fattore molto importante dopo la fine della contrapposizione appunto ideologica in due blocchi, intorno, prima, durante e dopo il crollo del muro di Berlino. È però quello anche il periodo in cui, soprattutto in Occidente e soprattutto in ambienti, diciamo così, anglosassoni, si teorizza esattamente il contrario, cioè si teorizza la fine della storia. Abbiamo questo famoso, diciamo più troppo famoso, Fukuyama, che scrive questo libro di grande successo, che però esprime in qualche modo un sentiment che circola, no? Cioè è finita la contrapposizione di due blocchi perché il nostro nemico ha perso, si è dissolto, è crollato e la storia finisce qua, siamo arrivati al culmine. Quindi questo ci segnala forse, e questa è la domanda, che questa coscienza del peso, della funzione, peso perché agisce e funziona perché si tende anche a strumentalizzarlo, della storia non sia stata accuratamente valutata in quel momento, che era un momento così decisivo e di trasformazione. Che cosa ne pensi? Il libro è meglio del titolo, merita di essere letto, però è evocativo di una idea di chi ha vinto. Io ho vinto, quindi suona il gong, la storia è finita con me al comando e voi fate quello che dico io. Casualmente non ci eravamo messi d'accordo, mi ero portato per illustrare questa visione una breve dialogo tra un giornalista del New York Times e quello che era all'epoca il consigliere più importante di George W. Bush, parliamo del 2005, in cui questo signore, che è un politologo, che aveva tra l'altro costruito la campagna elettorale in maniera molto acuta che portò Bush figlio alla presidenza, dice al giornalista del New York Times: la gente come lei vive in quella che noi chiamiamo la comunità basata sulla realtà, dove ci si illude che le soluzioni emergano dal giudizioso studio di una realtà comprensibile. Oggi il mondo non funziona più così. Adesso noi siamo un impero e mentre agiamo creiamo la nostra realtà. E mentre voi giudiziosamente studiate quella realtà, noi agiamo di nuovo, producendo nuove realtà che voi potrete studiare. Noi siamo gli attori della storia e a voi, a tutti voi, spetta di studiarla. Ecco, io credo che questo sia un modo molto esplicito di distribuire il potere. Noi facciamo le cose e voi potete giudicarle, potete studiarle, ma tanto noi ne facciamo tutta un'altra che fa in qualche modo sintonia con quello che abbiamo fatto prima. Certo, l'idea della fine della storia non è una novità, in fondo è iscritta per quanto riguarda l'America proprio nel suo atto di nascita. Se voi andate a guardare i padri fondatori americani, l'idea della missione americana, del cosiddetto destino manifesto, l'idea che la provvidenza abbia scelto questo continente semivuoto, uso parole del presidente Wilson, che fu forse il più grande esponente, diciamo, di questa idea della missione universale dell'America, abbia scelto Dio questo continente per fondare una nuova umanità, era e resta un'idea molto diffusa. Molto spesso noi europei abbiamo l'idea che gli americani non credano in quello che dicono, perché ci paiono delle cose magari astruse. Come può qualcuno pensare di avere una missione universale? Invece moltissimi ci credono, sono in perfetta buona fede, poi naturalmente come tutti noi umani usano tutti i trucchi possibili e immaginabili per poter avanzare questa visione, ma c'è una pulsione missionaria
direi religiosa, dove evidentemente l'oggetto del culto è il proprio paese, il proprio impero, che domina la visione del mondo dell'America e che fa immaginare a molti americani, ancora oggi, meno che ieri naturalmente, che alla fine il mondo debba diventare un'America, cioè una grande America con tante piccole Americhe intorno, costruite a sua immagine e somiglianza. Naturalmente, per verità, ma questa cosa del destino manifesto è il ritorno prepotente della storia reale o immaginata. Mi fa venire in mente una cosa: non è che c'è in giro un po' troppi paesi che credono di avere un destino manifesto, perché quello degli Stati Uniti è, vabbè, conclamato, insomma, però poi anche la Cina, la Russia. Sì, ma c'è un po' di ressa su ma anche in Italia, solo in senso negativo, cioè noi abbiamo un destino manifesto che consiste nel non poter decidere il nostro destino. Questo credo che faccia parte in qualche modo anche inconsciamente della nostra pedagogia. Siamo l'unico paese al mondo a mia conoscenza che ha teorizzato la bontà del vincolo esterno, cosa che non salterebbe mai in mente, non dico un americano, ma nemmeno un lettone. Cioè l'idea che tu non sei capace di governarti, che quindi ci vuole qualcuno, nella fattispecie l'Europa, che ti dice quello che devi fare. Quindi c'è un destino manifesto anche in senso, diciamo, autocompressorio, nel caso specifico italiano. Interventi? Non fate... Eccolo. Un attimo. Volevo chiederle, nel caso in cui in Italia ci sia, diciamo, una riforma del regionalismo molto spinta, quali sarebbero, oltre alla lingua, gli elementi che ci contraddistinguerebbero e ci accomunerebbero con la situazione spagnola e che quindi potrebbero risultare elementi di pericolo? No, le due, ancora una volta, mi piace molto questa domanda perché... questo mi permette di sottolineare che noi non ragioniamo per modelli di regionalismi, autonomismi, eccetera, ma ragioniamo per caso. Cioè, che cosa vuol dire il regionalismo in Italia, che cosa vuol dire in Spagna, che cosa vuol dire, non so, in Russia, perché sono cose completamente diverse, che magari noi identifichiamo per comodità o per semplicità con un nome che ha significati diversi a seconda di chi lo pronuncia o di chi lo legge. Io non penso che il... regionalismo italiano sia qualcosa di profondamente meditato. Penso che sia molto strumentale, per esempio evidentemente per il Veneto, che è una regione nazione sotto certi punti di vista. In Italia vi sono alcune regioni che sono così, delle costruzioni ingegneristiche, insomma, Basilicata per dire, poi ne sono altre che sono delle nazioni nella nazione, penso alla Sardegna, alla Sicilia, alla Toscana, al Piemonte, al Veneto, non credo la Lombardia, ma sono disposto a discuterne. Certamente non il Lazio, anche se probabilmente, anzi sicuramente, è la più antica regione d'Italia, ma comunque sono regioni molto differenti fra loro. Alcune di queste regioni, vedi il caso Veneto, anche recuperando la storia, la Serenissima, il Leone di San Marco, eccetera, usano questo recupero della storia innanzitutto per distinguersi, per una ragione identitaria, ma anche per ragioni più concrete, SGEI, cioè per poter trattenere in Veneto una quantità di risorse che non sono disponibili veneti a condividere con altri italiani. Probabilmente non è il ragionamento che si fa in Emilia-Romagna, che pure partecipa dello stesso progetto di autonomismo, dove, diciamo, la visione è un po' più moderata e soprattutto, non essendo mai esistita una nazione emiliano-romagnola, è chiaro che non può, diciamo, produrre separatismi o cose del genere. Poi c'è un caso invece un pochino più importante che riguarda quella che noi chiamiamo regione, ma che non lo è, cioè il Trentino Alto Adige, perché una cosa è il Trentino e l'altra è l'Alto Adige, dove ancora oggi in Alto Adige si sente fortissima la pertinenza a un ambiente mitteleuropeo, austriaco, bavarese. Io
qualche mese fa, preparando un numero di libri sulla Germania, sono andato a trovare per esempio il responsabile Europa del Partito Cristiano Sociale Bavarese, il quale come prima cosa mi ha detto: ah, lei è italiano, bene, si ricordi che sul Tirolo è il nostro. Ok, d'accordo. Per dire, insomma, non sempre la storia è vista come strumento di grandi progetti e può anche servire a una semplice redistribuzione delle risorse, però in un paese che ha perso molto del senso di sé e della memoria, motivo per cui fu creato, cioè che si pensava, molti di noi ancora pensano, che ci conviene essere l'Italia piuttosto che, so, che una piccola Olanda, che sia in qualche modo il fronte meridionale della Germania, come invece pensano alcuni altri. Ecco, in un paese che non ha un progetto comune, esplicito, discusso, dibattuto, ma che ha qualche frammento di memoria, anche delle operazioni apparentemente anodine, apparentemente non dotate di una qualche potenza geopolitica, possono sfuggire di mano, certamente. Volevo chiedere due cose. La prima è il discorso che la crisi di memoria della Gran Bretagna ha prodotto due guerre mondiali di successione. Adesso siamo di fronte a una situazione di lotta per la successione. Quali sono i rischi rispetto al discorso che questo precipiti in termini anche non solo di guerre commerciali e monetarie, ma anche più intense, diciamo? L'altra è questa. La Cina sta studiando da paesi di mezzo, da centro mondiale, ritornando ad essere centro mondiale, e mi sembra che uno degli elementi centrali è un disegno grandissimo di logistico, cioè il controllo di tutti i trasporti a livello mondiale, no? cioè nel filo di perle dei porti, eccetera, ci sono gli stretti, quasi tutti ormai ce ne mandano la Cina, perché i porti, eccetera. Ecco, in questo senso però, questo tipo che voi, soprattutto la via della seta, le varie vie della seta, ma questo non configura quasi un ritorno al discorso della Heartland rispetto al fatto di un centro continentale euro-asiatico che si contrapporrebbe, che cercherebbe attraverso una egemonia cinese, forse anche con l'implicità della Russia, come ha detto, e da vedere tutto, ed è un ritorno a un tentativo di egemonia sul mondo di diverso tipo, insomma, potrebbe configurarsi questo o no? Grazie. Grazie a lei. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, siamo tutti interessati al cosiddetto Brexit, che secondo me è ovviamente importante, ma non è la questione centrale. La questione centrale non è tanto l'appartenenza o meno della Gran Bretagna all'Unione Europea, anche perché la Gran Bretagna non ha mai davvero appartenuto all'Unione Europea, quindi non è che ne possa uscire. Semmai è la possibilità che attraverso questo processo, che palesemente sta sfuggendo di mano alla classe dirigente inglese, tanto è vero che oggi si legge sui giornali che stanno preparando un bunker dove mettere la regina in caso di crisi, si spacchi il Regno Unito. Questa è la questione. Cioè, attraverso il Brexit ricominciano tutte le vecchie storie ancora una volta, la questione irlandese, la questione scozzese e, attenzione, la questione inglese. Perché chi è che ha votato in massa per il Brexit? Gli inglesi. Gli inglesi, naturalmente, fuori di Londra. Londra non conta, Londra è una sorta di mega città-stato multiculturale con un sindaco pakistano, ma io parlo di Birmingham, parlo di Cardiff, di Oxford, eccetera, cioè di, ci metto dentro anche il Galles, tutte quelle aree diciamo di ceppo inglese che sono state poi la matrice dell'impero britannico, che è sostanzialmente sinonimo di impero inglese. Quindi l'Inghilterra si ritrova oggi in una situazione decisamente critica su cui non ha più un controllo, l'impressione, quindi può succedere di tutto. Per quanto riguarda la Cina, ho tirato fuori questa carta che è una riproduzione che abbiamo fatto noi sull'IMES, una ricostruzione di una carta ufficiale cinese, delle cosiddette vie della seta, che come vedete sono concepite come dei corridoi infrastrutturali, marittimi e terrestri, di connessione tra il mercato cinese, comunque estremo asiatico, e il mercato europeo.
dove fra l'altro l'Italia, grazie alla sua posizione centrale del Mediterraneo, sarebbe, sottolineo il condizionale, nella condizione di apparire un attore rilevante se agganciasse queste vie della seta. Adesso non ve la sto a far lunga su questo, semplicemente per dirvi il mio, forse sbagliato, scetticismo sulla capacità cinese di costruire un vero polo alternativo agli Stati Uniti d'America, nel senso che la Cina innanzitutto si compone di diverse Cine, di cui alcune, per esempio Taiwan, che secondo i cinesi di Pechino è una sorta di provincia ribelle, sono di fatto indipendenti, anche se non lo si può dire. Altre sono semi autonome, penso a Hong Kong, penso a Macao. Altre sono sostanzialmente ribelli, penso a Xinjiang, cioè alla Cina del nord-ovest di matrice turca e musulmana, penso al Tibet, insomma delle realtà, e penso naturalmente ai clivage, alle differenze socio-economiche che esistono tra le Cine affacciate sull'oceano e le Cine dell'interno. E penso anche alla crisi demografica che a livello moltiplicato è simile a quella che viviamo noi, cioè una eccessiva crescita della popolazione anziana in rapporto alla popolazione più giovane. In più aggiungerei che il cinese non è proprio la lingua universale ed è difficile che lo diventi. E la cultura cinese non ha almeno ancora quella presa che ha avuto e ha la cultura di matrice americana e anglosassone, quindi forse sarà per il XXII secolo, ma non credo nella mia vita di poter vedere una Cina egemone o anche solo a livello degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti dovessero perdere il loro impero, non sarà perché li hanno battuti i cinesi o i russi o chi so io, ma sarà perché si sono battuti da solo. Intanto ringrazio perché cioè, in un panorama mediatico che ci stringe la mente, ci mette costantemente alla prova di una compressione, Limes, Isti, Scaglione, Negri sono dei fari che ci aiutano e ci consolano ogni giorno per cercare di capire qualcosa del mondo. Io sono abbastanza d'accordo su quasi tutte le cose, cioè mi ritrovo in quasi tutte le suggestioni che sono state proposte, magari qualche dubbio sull'identitarietà della Brexit, però nel senso che allora maggior ragione la Scozia, tradizionalmente identitaria, avrebbe dovuto trovarsi sul versante opposto. Però al di là di queste piccole cose volevo sottoporre un'altra proposta di suggestione che in questo periodo mi intriga molto e che è quella della differenza proprio di sentimento geopolitico tra l'essere città, l'essere metropoli e l'essere periferie. Secondo me questo è un dato strepitoso anche in riferimento al fatto che, come ben sappiamo, la gran parte della popolazione abbiamo raggiunto qualche anno fa, con la maggior parte delle persone vive in città e il fenomeno delle megalopoli continua a svilupparsi. È giusto quello che diceva poco fa, che Londra rappresenta un'altra cosa, sì, ma caspita, di Londra ce ne sono parecchie e secondo me questo è un fenomeno, quello di differenze proprio di sentimento, di percezione tra chi sta in agglomerati urbani e chi sta fuori, che mi piacerebbe si aggiungesse a questo ragionamento sulla geopolitica, perché secondo me nel corso del tempo è destinata ad incrementarsi ulteriormente. Sì, nel 2007 per la prima volta da Adamo ed Eva la popolazione urbana ha superato quella rurale e la curva continua ad andare in quella direzione, cioè avremo sempre più gente che abita in città, a quanto pare, e poi ci dicono delle cose che magari non accadranno, rispetto a quella che vive in campagna, che fra l'altro modifica la specie. Pensate solamente alle immagini che poteva avere un uomo del Medioevo, probabilmente lo stesso numero di immagini che noi abbiamo in un giorno, forse in qualche ora. Questo è moltiplicato dal fatto di abitare la campagna piuttosto che di abitare la città. Quindi se tu abiti la città entri in un confronto, in uno stimolo continuo, che può essere anche distruttivo,
che ti porta a ragionare in modi completamente diversi rispetto a chi vive in modo più buconico e magari può permettersi di farlo. Io francamente non credo molto alle città-stato come soggetti geopolitici, cioè molti leggono, dicono, scrivono che ormai gli stati nazionali non contano più nulla, contano le megalopoli, le metropoli, eccetera. Non lo so, potrà anche essere la mia impressione che gli stati, lasciamo stare se nazionali o meno, continuano a essere i soggetti di ultima istanza, specialmente quando c'è da combattere, sono loro che reclutano le forze deputate a farlo, sono loro che gestiscono le ricchezze, sono loro che fanno le tasse, insomma. Quindi, però il tema della città è molto interessante perché è evidente che stiamo parlando di spazi relativamente piccoli pieni di gente, quindi sono spazi per definizione poco governabili. Lei ha parlato di Londra, che è un caso direi quasi unico di metropoli, per quanto caotica, comunque governata, ma se parliamo del Cairo, di Lagos o di qualcos'altro, anche di qualche metropoli cinese, se ne parla adesso di una di 110 milioni di abitanti, beh è chiaro che stiamo parlando di dimensioni tali di popolazioni, spazi ristretti, che l'ordine vi è praticamente impossibile. Non solo l'ordine, il censimento. Io ricordo ancora qualche tempo fa, parlando, 10-15 anni fa, c'era ancora Mubarak, parlando con un ministro egiziano, il quale diceva: lei dirige una rivista di geopolitica? Sì. Ah, ecco, non è che per caso avrebbe una buona carta del Cairo? Per dire come sia anche per chi governa quei paesi pressoché impossibile, non dico governarli, ma censirli. Buonasera. Che cosa cambia con la fine del trattato sulle armi nucleari a medio raggio? Cambia che americani e russi possono costruire, produrre e schierare in maniera più libera, sempre che non si trovi un accordo, perché si sono dati in qualche modo i 6 mesi per trovare un ulteriore accordo, di cui non vedo per il momento le premesse, e quindi si potrebbe in teoria riprodurre il famoso schema degli euromissili, quello che portò l'Europa e il mondo sulla soglia di una crisi che sembrava anticipare una guerra nucleare. Quindi è una cosa molto seria, molto grave, e che è anche un indicatore di una tendenza più ampia al riarmo, che vale grosso modo per tutti i paesi, forse per il nostro un po' meno, anche se stiamo per costruire pare una terza punta aerei, non so quando ci faremo, ma certamente la tendenza, vista la sfiducia che c'è oggi tra le classi dirigenti, i leader dei vari paesi, prepariamoci, perché non si sa mai, bisogna essere pronti. Insomma, un anno fa in Germania è pubblicamente stato aperto un dibattito sulla opportunità o meno di costruire una bomba atomica tedesca, cosa che fino a qualche tempo fa era del tutto impensabile. Direi che il punto di svolta sotto questo profilo è stato l'Ucraina, Fulvio sicuramente ne sa molto più di me, cioè nel 2014, quando si è capito che America e Russia erano di nuovo su una linea di faglia contrapposta, che erano di nuovo allo scontro, che gli americani non avevano affatto rinunciato all'idea di produrre almeno una dozzina di Russie, tanto per restare alla metafora andreottiana, e che i russi non avevano più alcuna speranza di trovare un'ancora in Europa e in Occidente, come originariamente lo stesso Putin aveva cercato di fare, ma non gli restava che mettersi con i cinesi, cosa che per un russo è un esercizio davvero doloroso. Per quanto riguarda l'idea della fine della storia, magari è un'impressione, però mi la ritrovo molto parlando con amici e conoscenti. Secondo lei, le nostre classi dirigenti e le persone in generale sono pronte a questo ritorno delle vecchie questioni della storia? E se non lo è, mi sembra abbastanza pericolosa come situazione, no? Siamo sicuramente meno pronti della maggior parte degli altri paesi, per non dire della quasi totalità. Basta vedere anche semplicemente il curriculum della storia nelle nostre scuole pubbliche. Insomma, c'è un figlio che fa la prima liceo, praticamente non si fa più storia, si fa qualcosa che si chiama geostoria, che non è né geografia né storia,
in cui il dato cronologico non conta più, si parla per grandi temi come se fossero uguali nel tempo, e alla fine uno non sa perché è successa una cosa in un certo periodo. E quindi in più a questo si aggiunge anche una carenza specifica di conoscenza della storia nazionale. Quando frequentavo l'università un paio di secoli fa c'erano le cattedre di storia del Risorgimento, oggi forse ce ne saranno un paio, certamente a Roma dove studiavo io non ce ne sono più. E non, parlare di Cavour, di Garibaldi, piuttosto che di Vittorio Emanuele o di Minghetti è qualcosa abbastanza rara e strana. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo imbevuti di una sorta di ideologia per cui sostanzialmente ormai avevamo raggiunto forse sì la fine della storia, colorata invece che con le strisce, con i colori dell'Europa. Poi abbiamo scoperto che questa Europa in realtà è un campo di competizione in cui i paesi sono in competizione fra loro e in cui i paesi esterni all'Unione Europea vogliono dire la loro. Prendiamo appunto la Cina, la Russia, gli Stati Uniti d'America, ci rendiamo conto che se non guardiamo a dove siamo, a quello che siamo stati e per conseguenza a quello che possiamo fare per noi, saranno gli altri a decidere per noi. A proposito di fine della storia, in quel momento in cui è caduto il muro di Berlino, è vero che qualcuno apparentemente aveva vinto e qualcuno apparentemente aveva perso, e quindi fine della storia ne comincia un'altra. Però da quello che i miei ricordi di quell'epoca mi raccontano, c'era una terza via che era molto evidente da dopo la guerra in poi, cioè la guerra, la tragedia della guerra, aveva posto il problema che ci dovevano essere dei paradigmi nuovi nelle relazioni tra i popoli. La caduta del muro di Berlino ha fatto capire che dei due sistemi prevalenti nel mondo, quindi il sistema comunista da una parte e il sistema capitalistico dall'altra, ci poteva essere una terza via che prendeva il meglio delle due e poteva dare una speranza al mondo. Quindi una storia avrebbe potuto essere anche quella. Perché non si è potuta sviluppare? Perché entrambe le filosofie della storia di cui scusi, prego. No, volevo solamente finire dicendo che speranze abbiamo che quelle iniziali barlumi, i nuovi paradigmi che erano nati in quel periodo tra la fine della guerra e la caduta del muro di Berlino, io parlo di Giovanni XXIII, di quelle idee che c'erano in giro su un mondo diverso, che possibilità hanno oggi, soffocate dalla terza forza che si è presentata sul mercato, il mercato che si è presentata sul mondo in maniera veramente travolgente, no? Che possibilità ci sono per quelle idee di avere un futuro? Perché se noi guardiamo il mondo come oggi, pare proprio che si parli d'altro. Dicevo due cose. La prima è che le due filosofie della storia che reggevano i due sistemi, cioè il comunismo da una parte e la liberale democrazia, chiamiamola così, dall'altra, erano autoescludenti, cioè tu non potevi essere liberal democratico e un po' comunista, oppure comunista e un po' liberal democratico. Chi ci ha provato, ci sono stati molti che ci hanno provato, è finito male, perché in un conflitto in qualche modo somma zero, come era quello della guerra fredda, era impossibile immaginare una terza via. C'era anzi una cointeressenza, se vogliamo usare un termine finanziario, tra il sistema sovietico e il sistema americano nell'escludere le terze vie. Cioè in fondo il sistema della guerra fredda serviva innanzitutto sia all'impero americano sia all'impero sovietico per ridurre la complessità al loro interno, per sedare magari con la forza o con sistemi meno drastici coloro che invece immaginavano di costruire qualche ponte o qualche terzo sistema. A parte che la terza via in genere porta sfortuna. Poi, per quanto riguarda invece la sostanza delle cose, io non credo che né allora né tantomeno adesso si possa ridurre la realtà a due paradigmi. Per fortuna noi, uomini, donne,
e la storia dimostrano che un mondo un po' più vario, insomma, non stiamo lì a prendere da un libro, non è una partita doppia, insomma, cioè, c'è qualche cosa che può essere interpretato, reinterpretato in molti modi, cioè il capitalismo. Cosa c'entra il sistema economico tedesco con quello americano? Si chiamerà pure capitalismo, sono due cose completamente diverse. Cosa c'entra il comunismo con il capitalismo di Stato cinese? Si chiamano comunisti, ma fanno i capitalisti. E quindi, diciamo, non credo a queste categorie semplificanti, per tornare al tema della complessità. Per fortuna si può immaginare il futuro al di fuori di questi schemi. Posso? Certo. Ho io una questione, cioè, ne avrei tante, però io conosco un ex ambasciatore sovietico e poi russo, il quale viene spesso in Italia, e si è trovato quest'estate una serata con, diciamo, senza fare nomi, un importante editorialista di un importante quotidiano italiano. E era un dibattito era una serata dedicata all'Europa, e questo mio conoscente, alla fine della relazione di questo importante editorialista di un importante quotidiano, si alza e gli dice: ma secondo lei l'Europa tra 10 anni, l'UE tra 10 anni ci sarà ancora? E l'importante editorialista gli ha chiesto: ma lei di dov'è? Sentendo evidentemente, e sono russo, e la risposta dell'importante editorialista è stata: beh, allora capisco la domanda, però io non sono russo e te la faccio lo stesso. Secondo te tra 10 anni l'Unione Europea ci sarà ancora? Penso di sì. Penso anche che ancora una volta il titolo resta e la sostanza cambia. La Gioventù Italiana del Littorio è sciolta nel 1980, se non sbaglio, intanto il fascismo era caduto dal 1943. Quindi voglio dire, le istituzioni hanno una loro forza inerziale bestiale, per cui possono resistere anche alla loro progressiva perdita di senso o al loro svuotamento. Non è quello che francamente mi interessa molto, se l'Unione Europea esisterà o no. Mi interessa capire che tipo di rapporti ci potranno essere tra i popoli, tra le nazioni, tra gli stati e all'interno degli stati di coloro che fanno parte di quello spazio che chiamiamo Unione Europea, che nel frattempo, in questi 30 anni, è cambiato da uno spazio sostanzialmente parte occidentale europea dell'impero americano a qualche cosa che tuttora sotto una tutela americana, sia pure più pallida, sta disintegrandosi. Ma attenzione, nel momento stesso in cui si disintegra, al suo interno si reintegrano, si creano delle nuove aggregazioni, paesi di Visegrad per esempio, oppure la cosiddetta nuova Liga Anseatica, oppure detta anche Bad Weather League, cioè i paesi del nord che fanno la parte dei super tedeschi nei confronti di noi cicale nella partita dell'euro. Naturalmente, per quello che vale ancora, vale molto meno di quel che appare la cosiddetta coppia franco-tedesca. Ecco, tutto questo insieme di raggruppamenti e di disgregazioni, perché ogni determinazione è una negazione e viceversa, noi siamo abbastanza abbandonati a noi stessi, e non vorrei che l'essere abbandonati a noi stessi, anziché stimolare una coscienza di noi stessi e quindi la necessità di progettare il nostro futuro, provochi una tale incoscienza da disintegrare anche l'Italia. Ma spero proprio di no. Grazie. Mi scuso, ma la tentazione di piombare nell'attualità è troppo forte. L'Italia pare al momento non avere una posizione sulla crisi venezuelana, unico paese europeo, mi sembra. È un bene, è giusto che sia così, o male? Cioè, sicuramente lei, professore, ha un'opinione sul Venezuela, su quello che è successo. Volevo sapere un po' la sua opinione. Beh, è un male, se non altro perché ancora una volta ci dimentichiamo che il nome Venezuela gliel'abbiamo dato noi, se non sbaglio.
c'è una comunità storicamente e attualmente di italiani in Venezuela molto consistente e anche piuttosto attiva, in particolare contro Chavez e contro Maduro oggi. Il governo italiano, come sapete, a differenza di altri governi dell'Unione Europea, con una molta dimostrazione che lì si chiama Unione Europea, poi uno fa quello che gli pare, ha deciso di non prendere una posizione netta sulla questione venezuelana, che poi rispetto al resto dell'Unione Europea vuol dire prendere una posizione più pro Maduro che pro Guaidó. Ciò detto, penso che quello che possiamo decidere noi o possono decidere gli spagnoli o i tedeschi ai contendenti, insomma, non dico che faccia ridere, ma quasi, cioè l'idea che, come leggo qualche volta anche nei titoli, ultimatum dell'Unione Europea, ma voi pensate che, non so, Sanchez, Merkel, Macron mandano le truppe in Venezuela per abbattere Maduro? È chiaro che ancora una volta è la famosa cartina dell'Europa coloniale, no? Che noi ci immaginiamo di essere il centro del mondo, ma insomma è passato un po' di tempo. Quindi la questione verrà risolta, temo, non pacificamente, oppure non verrà risolta dai contendenti venezuelani e certamente non dai paesi dell'Europa. L'Italia, secondo me, ha fatto... Prego? Sembra sia già in qualche modo in soluzione, perché le notizie che arrivano da WhatsApp di oggi pomeriggio, ci sono truppe, poi si chiamano consulenti, che si stanno ammassando alla frontiera. Vabbè, comunque, in ogni caso speriamo che non ci sia la guerra civile, perché quello è il rischio. Ma è chiaro che non è che Maduro se ne va perché glielo dice Guaidó, ed è anche abbastanza chiaro che Guaidó non scioglie i suoi sodali, i suoi sostenitori, perché glielo dice Maduro. Quindi francamente non vedo molte possibilità di mediazione. Quindi ci affidiamo in qualche modo alla provvidenza, più che all'Italia. Prego. Io volevo tornare un attimo su questa questione del Venezuela, perché è una cosa molto strana che un governo etichettato di centrodestra sia l'unico governo che dice che è un popolo che decide il suo governo e non sono altri che decidono di prendere. Di quale paese parla? Italia. Ah, perché abbiamo un governo di centrodestra, no? No, ho capito. Ma siccome viene etichettato, no? Come governo la Lega, come parafasciste, 5 Stelle, ignoranti, eccetera, voglio dire, un governo che va alla comunità europea e dice che nessuno deve intervenire o comunque lascia questo pallone ad altri da giocare, è molto strano, mentre invece vedo forze di sinistra o che erano di sinistra come il PD chiaramente golpiste, perché io reputo che quello che sta avvenendo oggi in Venezuela è un golpe pagato dagli Stati Uniti come hanno fatto in tutto il resto del mondo. E lo schierarsi di questa gente che viene avversata del governo mentre altri permettono o appoggiano una persona che non è eletta da nessuno, senza nessuna elezione, si alza e dice io oggi sono il nuovo presidente, a me fa molto sorridere sul fatto poi di oggi del senso di destra e di sinistra, che credo che questa sia la testimonianza più rossa che sono diventate parole vuote. Sì, diciamo in questo caso le categorie destra-sinistra lasciano un po' il tempo che trovano. Certamente nella fattispecie il governo italiano dimostra un maggior senso del ridicolo di quanto lo dimostrino gli spagnoli o i tedeschi, nel senso che qualsiasi cosa dica tanto non conta nulla, mentre quelli pensano effettivamente di contare qualcosa. Lei dice golpe, ma guardi, i golpe non si fanno mica così, i golpe si fanno con le forze armate, facendo fuori il capo dello Stato precedente e mettendocene un altro, per esempio anche, oppure quello scappa come in Ucraina. Ma non è che si mette un signore in mezzo alla strada che dice io sono il presidente, raduna sicuramente un imponente schieramento popolare e questo significa che c'è un passaggio di poteri. No, tu per prendere il potere c'hai bisogno delle forze armate, questo credo che tutti i golpe che sono stati fatti dentro o fuori gli stati, dagli americani, dai russi o dagli italiani, sono golpe che partono dall'idea che devi far fuori il nemico il più rapidamente possibile, e questo evidentemente necessita qualcosa di violento, di armato nella maggior parte dei casi, e ci metti un altro suo posto.
questa sorta di duetto, per fortuna per ora relativamente pacifico, tra Chavez e Guaidó non rappresenta un golpe, rappresenta secondo me una fase acuta di una vecchia storia che ha radici etnoculturali come socio-economiche di due diverse, poi all'interno anche differenziate idee di Venezuela che si stanno scontrando fra loro, che poi gli americani abbiano probabilmente, anzi sicuramente, incoraggiato, e lo dicono anche, Guaidó, mentre i russi o i cinesi sostengono un po' tiepidamente Maduro, questo è un altro discorso. Definire uno di destra e l'altro di sinistra non lo so, ma certamente non è un golpe, o se era un golpe è stato fatto malissimo. Posso? Siamo in chiusura naturalmente, io però siccome lui domani incontrerà la stampa estera qua a Milano e gli chiederanno sicuramente i colleghi dell'Italia e di tante cose, e siccome abbiamo parlato di Europa e siccome ci avviamo alle elezioni del Parlamento europeo, io gli volevo chiedere una cosa per chiudere, se credete, su questa questione del populismo. Io per esempio questo termine populismo è un termine che per l'accezione con cui viene normalmente fatto proprio non detesto, non condivido. A me pare per esempio che uno come Macron sia un leader perfettamente populista, anche se nessuno lo chiama populista. Ecco, volevo che tu mi dicessi che idea ti sei fatta del populismo, di che cosa sia questa cosa del populismo in Europa e se sia giusto il termine con cui noi definiamo normalmente quello che crediamo essere populismo. All'inizio di questa chiacchierata tu hai evocato il mitico Fukuyama. Io credo che la migliore definizione di populismo l'abbia data recentemente Fukuyama, dicendo: sono quelli che la pensano diversamente dall'elite. E diciamo che il termine populismo è un'invenzione tipica dell'elite che serve come damnatio di coloro che in qualche modo non condividono il loro punto di vista, quindi non ha nessun tipo di pregnanza euristica esplicativa, cioè non ti spiega niente, però ti dà un segnale, ti marchia in modo negativo dal punto di vista dell'elite. E se proprio vogliamo dare un senso a questo termine, dobbiamo anche immaginarlo come una ammissione di fallimento dell'elite, perché se l'elite producono il cosiddetto populismo, cioè qualcosa che loro stesse definiscono negativo, e che confina con termini anche più spregiativi, tipo marmaglia, cose di questo genere, che piacciono tanto ai presidenti francesi quando ci sono le rivolte di piazza, allora dobbiamo dire che non solo non spiega niente, ma rischia di confonderci le idee, e i dibattiti che oggi si svolgono intorno al populismo, ma possiamo aggiungere sovranismo e quant'altro, sono in realtà delle polemiche, ma non hanno nessun senso dal punto di vista di aiutarci a capire quello che succede. Grazie allora, grazie Lucio a nome di tutti e grazie a voi. Grazie al professor Caracciolo e grazie a Fulvio Scaglione. Buonasera a tutti.